Vediamo ora quali sarebbero gli incentivi delle società di consulenza. Beh, innanzitutto, come ogni business privato, è il profitto, ma poi anche il prestigio e l'interesse professionale. Il processo di mercato tenderà a selezionare le società di consulenza più efficienti dal punto di vista dell'utenza, quindi di Mario. Ma allora si può avanzare questa critica: le società di consulenza non respingeranno mai le richieste dei cittadini, le faranno passare tutte. In realtà non sarebbe così, intanto perché le società di consulenza sarebbero obbligate a giustificare le loro decisioni con un'analisi coerente sul piano astratto, quindi devono essere coerenti con i principi e anche con altre norme particolari che rispettano quei principi. Il legislatore, in questo senso, è come uno scienziato vincolato in modo non arbitrario da un imperativo di coerenza astratta. Le sue qualità e capacità che sono richieste per fare questo difficile lavoro ridurrebbero enormemente il rischio di azzardo morale, cosa che invece oggi non accade con i legislatori delle moderne democrazie, che sono dei decisori non vincolati da principi astratti, ma solo dalla loro volontà arbitraria, quella della maggioranza. Quindi gli attuali legislatori sono decisori non vincolati da vincoli di coerenza astratta e quindi possono tranquillamente fare azzardi morali e spesso li fanno attraverso i voti di scambio legali, in quanto proprio questo è il fondamento su cui si basa tutto il sistema istituzionale. Vediamo ora gli incentivi dal lato della domanda, cioè dei cittadini. Facciamo un caso concreto, semplice, ma in realtà si potrebbero fare anche casi più complicati dove i cittadini avanzano e propongono dei casi contro la riserva frazionaria, il corso forzoso, Equitalia, progressività fiscale, sostituto d'imposta, articolo 18 e molti altri. Il caso semplice che esamina Birindelli è quello di Mario che possiede un immobile adibito dall'autorità ad uso ufficio, però vuole utilizzarlo invece come abitazione. Oggi deve chiedere l'autorità. Cioè deve chiedere l'autorizzazione, che si chiama cambio di destinazione d'uso, all'autorità. Infatti la legge Fiat riserva all'autorità il diritto di decidere l'uso che Mario deve fare della sua proprietà. La legge Fiat non richiede di essere giustificata in base a principi, basta che sia approvata secondo le procedure burocratiche previste. Se invece, la legge è la legge con la L maiuscola, il principio generale astratto, regola di comportamento generale, valida per tutti gli individui allo stesso modo, allora questa legge prevede che esista un principio che dice che ognuno può fare l'uso che vuole delle proprie cose senza dover chiedere il permesso a nessuno. In altre parole, la sovranità della legge con la L maiuscola vuole che ognuno sia libero di fare l'uso che preferisce delle proprie cose finché non viola altri principi. Attenzione, altri principi, cioè regole generali e negative di comportamento individuale. Non altri interessi collettivi arbitrariamente definiti. Oggi, di fronte alla violazione di questo principio, cioè che Mario possa fare delle sue proprietà l'utilizzo che vuole nei limiti in cui non viola altri principi, i principi delle altre persone, oggi dicevamo Mario è solo e impotente, non può ribellarsi all'autorità, se lo fa ne subisce le pesanti conseguenze, oppure può corrompere il burocrate che per ottenere l'autorizzazione, cioè il cambio di destinazione d'uso. Se si chiedesse in base a quale principio, le altre persone lo vedrebbero come un sognatore o peggio, come un malato mentale, cioè un disadattato, perché oggi ci sembra normale e giusto che per avere il cambio di destinazione d'uso bisogna chiedere l'autorizzazione all'autorità, anche se la proprietà è nostra. Invece, con la proposta di Birindelli, cioè l'offerta privata di legislazione, Mario non sarebbe più solo e impotente, potrebbe reagire sottoponendo il caso a una società di consulenza di sua scelta, rivolgendosi a un legislatore che ha il compito di scoprire, custodire e difendere la legge con la L maiuscola, cioè i principi generali astratti. Le persone nella situazione di Mario sono molte e inoltre ci sono anche molte altre persone che non sono nella stessa situazione di Mario, ma hanno un interesse diretto al caso di Mario. E sono per esempio l'architetto che dirigerebbe i lavori e il titolare dell'impresa edile che li eseguirebbe. Perciò tutte queste persone potrebbero organizzarsi sui social networks e anche il costo di sottomissione del caso alla società di consulenza potrebbe essere diviso.
le società di consulenza poi in competizione tra loro farebbero abbassare i prezzi come accade in tutti i mercati che si regolano da soli e producono quindi il prezzo al quale l'offerta incontra la domanda. In definitiva è molto probabile, dice Birindelli, che questo schema di mercato, cioè l'offerta privata della legislazione, genererebbe incentivi più che sufficienti a Mario e agli altri cittadini, magari organizzati tra loro, per richiedere appunto una valutazione del loro caso giuridico presso una società di consulenza privata. La proposta di Birindelli a chi affida il compito di scoprire e difendere la legge e opporre alla legge Fiat? Ai cittadini, che individualmente, nei casi in cui hanno un interesse specifico, dovrebbero trovare la contraddizione tra il provvedimento particolare, cioè la legge Fiat, e il principio generale, la legge. Immaginiamo il caso di Mario, trova la contraddizione tra il provvedimento particolare che dice che deve chiedere il permesso all'autorità per il cambio di destinazione d'uso e invece il principio generale, la legge che dice che essendo una sua proprietà lui può fare dell'ufficio, di quell'edificio, l'uso che preferisce. Dunque sarebbero i cittadini a cominciare per motivi di interesse, a loro spese, a loro rischio, in singoli casi particolari, comincerebbero ad avviare il processo legislativo, aggregandosi spontaneamente per ripristinare pezzo per pezzo la legge con la L maiuscola. Quindi è fondamentale la partecipazione dei singoli cittadini al restauro della legge, ma è necessaria anche la presenza e il ruolo del legislatore, cioè le società di consulenze private. I legislatori hanno il compito estremamente difficile di scoprire, difendere e custodire la legge intesa come principi generali. Questo richiede grandi capacità intellettuali, grande cultura, multidisciplinarietà. Questi requisiti sono stati cancellati dallo Stato moderno e dalle attuali democrazie.